Ciao a tutti amici di Palermo. Per fortuna la 16ª giornata di campionato si giocherà regolarmente. Non ci sarà più lo sciopero che era stato previsto appunto per l'11 e il 12 di dicembre e quindi a Renzo Barbera potremo vedere la sfida tra Palermo e Parma. Un anticipo, come abbiamo detto, sono ben tanti gli anticipi di questa giornata di campionato, però quello che ci interessa è quello che riguarda il rosanero. Una sfida che serve per rifarci le ossa dopo la brutta battuta del resto di Napoli, ma ricordiamo che la situazione in classifica è veramente interessante. Il Palermo attualmente ha 23 punti, davanti a noi soltanto 4 squadre e abbiamo a pari merito squadre di grande livello come la Roma e l'Inter, per cui un campionato ancora in divenire dal quale potremmo ottenere grandissimi risultati. E tra l'altro Maurizio Zamparini ha detto proprio in queste ultime ore che questo è un Palermo che aspira a poter giocare addirittura la Champions League, per cui i presupposti ci sono. Poi tra l'altro il mercato si sta per riaprire, quindi chi lo sa, la speranza è l'ultima a morire, anzi noi speriamo sempre di più. Nuovi acquisti sono quelli fatti in Slovenia dal Palermo in questi ultimi giorni, ma intanto guardiamo immediatamente alla sfida di domani. Ritorna in campo Bacinovic, e questo è molto importante per far funzionare bene il gioco del Palermo, il centrocampo, ma la novità, la situazione alla quale bisognava porre rimedio riguarda la fase difensiva, perché è squalificato per una giornata Cassani e c'è l'emergenza dell'esterno, destro, perché nella rosa del Palermo non c'è un sostituto naturale. Allora Delio Rossi ha provato ad utilizzare Bovo così come esterno, era già accaduto questo l'anno scorso durante lo scorso campionato a Livorno e anche questa volta Bovo sarà lì a ricoprire il ruolo di Cassani, mentre centrali in difesa avremo Gojan e Muñoz. Un po' di pericolo ci sarebbe da quelle parti. Chi ha seguito il Palermo in queste ultime giornate ha potuto notare grandi prestazioni da parte dei giovani difensori del Palermo, ma anche tanti errori, per cui noi confidiamo nella loro attenzione, confidiamo magari nelle strigliate che Delio Rossi avrà potuto dare loro in questi giorni. E nel frattempo guardiamo con attenzione anche a quello che sarà poi l'attacco del Palermo. Dovrebbe essere insomma lo schema, il solito albero di Natale, questo 4-3-2-1, e lì davanti Pastore e Ilicic di supporto a Miccoli. E qui qualche parolina a Pastore io la direi, non so voi, ma non l'ho visto bene in campo in questi giorni. C'è anche un Piniglia che scalpita, che sta bene e che partirà dalla panchina. Io vorrei vederlo giocare per un bel po' di minuti, non magari 30 secondi così come è accaduto a Napoli. Vedremo cosa succederà. È una partita molto interessante. Io voglio darvi un numero conclusivo, perché dal mio punto di vista i due giocatori sui quali si deciderà tutta la partita sono proprio Bacinovic, il numero 21 del Palermo, e Bovo, che è reinventato in questo ruolo, sarà chiamato a dare una grande prestazione. Se facciamo 21 più 5 viene 26, è un numero che mi piace. Voi riflettete ai punti che al momento in classifica il Palermo, pensate a 26 come ci si arriva, allora questo è il numero di oggi.